Ciao ragazzi, eccoci tornati. Vi devo raccontare una storia che non è divertente. Praticamente, ti aspettavo, eccoti. Praticamente, abbiamo scoperto che il gioco si era buggato, quindi abbiamo dovuto ricominciare. Quindi, adesso andiamo avanti con Dolores perché ho rifatto tutto Rakan e sono arrivato fino a un pezzo di Dolores. Dovrei riuscire un po' a speedrunnare un pochino adesso. Credo che qua riusciamo ad arrivare fino alla fine di questo capitolo, in questo video, ipotizzo. Secondo me in un'oretta ce la facciamo. Giusto per dirti, Giulietta, sono andato un filino avanti. Quindi non tanto, però un filino. Dovrei essere davanti a lei col tè adesso. Si è salvato, speriamo bene. Ho fatto un altro salvataggio di backup per sicurezza, quindi ne ho tre adesso. Anche se si bugga, siamo a posto, credo. Tre. Che non sento niente? No, è vero, non. Scusa, non. Ti siete. Eh sì, come stiamo? Stiamo bene? Dai, anche la barba. Come hai fatto bene? Vuol dire che prima stavo bene? Probabilmente c'hai ragione. Comunque, ti voglio dire quello che ho fatto. Ho aperto un po' di porte. C'ho tutte queste cose qui che devo ancora sentire, le audiocassette e le videocassette da mettere dentro. Ho tre pezzi di quadri. E questa chiave che era quella del tè. Ah, ok. Va bene, perdonami, uno si confonde. Ma te che forse sei un po' più esperta su Twitch, tendenzialmente c'è sempre questo buffering o è una roba mia? Io andrei su, facciamo una cosa alla volta, facciamo la roba del tè, torniamo giù e lo ridiamo alla puttana. Cioè, è quasi sempre così che c'è un po' di tempo di differenza. No. Sono arrivato nella stanza della tipa e mi ha detto ti aspetto con ansia, vai prendimi il tè, quindi devo andare su, ho la chiave e mi devo prendere il tè. Solo che sicuramente, a parte che il cervello non mi sembra ben a posto al 100%, quindi io. Che è sto casino? Boh, una pillolina me la prendo. Ok, il cervello è andato a posto, mi sembra. Questo l'ho aperto ma non l'ho fatto. In realtà credo che potremmo già farlo, però è meglio lasciarlo per ultimo. Che ne pensi? Io penso di sì. Mo' compare a destra, guarda, eh. No. Strano che non mi fa mai fare quello che dico. Dobbiamo andare su. Pigliamo il tè alla cucciolona. Martello me lo tengo. Ho fatto la parte del martello. Questo dovevo farlo, me lo ricordo. Non mi ricordo per cosa, ma sicuramente attiva qualcosa. Ok. Non mi ricordo cosa triggerava, però mi ricordo che l'ho fatto, quindi rifacciamolo. Mo c'è la manina. La manina. La bella manina. Poi dopo abbiamo anche una specie di dolce. Questo qua è buonissimo, raga. È tipo pudino proteico. Al gusto caramello, ma questo cazzo è buono. Se non l'avete mai assaggiato, prendetelo. Non è una sponsor, magari. Magari, raga, sponsorizzo tutto quello che volete. Qualsiasi cosa sponsorizzo. Se mi pagate, non vado neanche in Australia. Se prima di quest'estate riesco a guadagnare qualcosa con Twitch, balzo tutto. Tutto salto. Prendiamo il tè. E qua mi sa che era basta. You found special tea. Io non mi ricordo se qua una volta tornato sbloccavo qualcosa. Cos'era questo? C'era sempre stato? Mi sembra di no, che qua non sbloccavo niente, però già che ci sono mi rifaccio un giro. Qua c'era una letterina, l'avevo presa, che scompariva. Bello. Qua non c'è niente, no, mi sa che qua. Forse c'era un quadro, no, forse no, qua sopra. O forse sì, non mi ricordo. Vabbè, mo andiamo a portargli il tè. Perdonami Giulietta, adesso andiamo subito. What about losing? Wow, what about losing? Ascolterai intanto le audiocassette perché io credo che triggerino qualcosa. Sinceramente non lo so, però già che ce le ho, ascoltiamole. Mettiamola qua. Dolores now has moments of severe psychosis. She loses contact with reality for longer periods of time.
Oggi lo finiamo sicuro, Dolores, e iniziamo anche un pezzo di quello nuovo. Non vado a dormire. L'ho detto e lo confermo. Se non finisco Dolores, non vado a dormire. Me ne frega un cazzo. Oggi deve essere finito. Bevete, cazzo, è importante. Che poi, non ve l'ho detto. Non sto guardando, ma solo perché sono cose che abbiamo già visto. Io continuo a bere come un babbo, che fa benissimo, ma poi mi sveglio un sacco di notte perché continuo a bere troppo. Ma troppo bevo. Dai, su, hai girato i coglioni. Dai. Fatto? Bene, quindi questa l'abbiamo presa, la mettiamo via. E mettiamo l'altra. Sai che però, ti dirò, secondo me le videocassette non c'entrano con questo capitolo. Te ti ricordi che hanno triggerato qualcosa? Mi sa di no, eh. Non ce l'ho. Servirà dopo. Metti via sta cosa e spacca sto vetro anche se non puoi. Boom! What am I losing? What am I losing? Losing, losing, sono un papaccio. Oggi non c'è Teresa. Dai, cazzo, mi faccio due risate. Ah, ecco cosa ho fatto. Ho fatto i quadri. Li ho fatti. Infatti dovrei avere un pezzo. No, è vero, perché i quadri non davano. Ah no, i quadri non li ho fatti, ma non avevo ancora la sacca. Cosa qua del plasma, come cazzo è? Quindi li ho fatti a metà perché devo. No, la sacca del plasma non c'è. No, sì, però mi ricordo, aspetta. Ci metto di meno a farti vedere perché poi mi confondo quando parlo. Ma è qua che ride, giusto? Gli orologi no, li ho lasciati quelli, li voglio fare con te. Non scherziamo, cioè. È un'esperienza che abbiamo iniziato insieme e l'abbiamo finita insieme. Dove erano i sacchi? Era di qua? No, questo è il posto. Allora, questo come si è messo? Ce l'abbiamo, quindi teniamo un attimino. Fammi ricordare dove devo andare. Di qua non c'ho il coltello. Ah, giù, giusto. Devo andare giù. Devo andare a dargli il tè intanto, alla cucciolina. Ah, ho fatto il bambino, la sfera, l'ho rotta e mi sono già preso il foglio. Dai, dai, facciamo quello. Poi dobbiamo trovare quello per aprire lo specchio, per prendere la bussola. Quello ancora non l'ho preso. Non mi ricordo dove cazzo era. Quello magari poi pian piano insieme ce la facciamo. Non me lo ricordo. Tu sicuramente ti ricordi. Quindi avete capito, raga? Tutti quelli che guarderanno dopo? C'è. Ci ha buggato il gioco. Sta zoccola di merda di Dolores. Infame bastarda. Adesso già mi sono perso. Dov'è che era la simpaticona. Oh merda. No, aspetta, prendilo in mano. Accendiamo qua. Dov'è che era? Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, qua in fondo. Era qua a destra, mi pare, vero? Sì. Perfetto. Che c'è l'acqua calda, gliela devo mettere lì. Ah, un'altra cosa. Non ho di idea. No, no, devo usare entrambe le mani. Vuol dire che devo lasciare. Scusa, se io lo lascio qua. Sicuramente poi me lo metto nell'inventario, sicuro. Vabbè. Non mi ricordo dove avevo preso il cioccolato. Quello, se hai un hint, dammela volentieri. Che non me lo ricordo proprio dove l'ho preso. No, zia, zero. Zerissimo. Da una parte quasi mi scoccia che non posso saltare queste scene, però le accetto. Boom! E dagli sta craniata in fronte, ammazzalo. What am I losing? What am I losing? Boom! Spaccolo di botte. Oggi ho scoperto ancora un paio di cose in più sull'Australia, se vuoi. Cioè, se ti interessa.
Sai che non mi ricordo, io sono sicuro che. Perché il cioccolato ce l'avevo da un botto prima, ma davvero da tanto. Sicuramente in cucina c'era il latte e la tazza, ma il cioccolato l'avevo trovato prima. Non so se già in cucina e sono io un babbo che non me lo ricordo, o no, questo veramente non mi ricordo. Probabile che sia in cucina, c'è la cosa più sensata. E dai una craniata. E dai una craniata, spacca tutto. E spaccalo di botte. Boh! Boom! E dai! Boom! Oh cazzo! Heavy breathing. Io questo, se non sa sapere né leggere né scrivere. Me lo ripiglio. Ah, ecco cos'era. Questo serviva per. Posso avere solo un oggetto con due mani. Allora io direi che droppo per il momento questo e poi lo andiamo a riprendere. Che questo, se non ricordo male, serve una volta sola. Quindi direi che andiamo subito lì sopra. Tanto quello, se tu mi ricordi bene. Infatti, me lo mette nella stanza lì. Perfetto. Questo andiamo su. L'abbiamo preso l'oggetto, sì. Mi pare che l'avete trovato in cucina sopra qualche tavolo. Perfetto, perfetto, dopo andiamo a vedere. Io sono sempre stronzo, perdonami. Com'è andata oggi? Cioè, alla mia più grande supporter bisogna fare domande e informarsi. Ma vuoi diventare moderatrice? No, vabbè, non c'è nessuno tanto. Non ha senso. Più avanti però, veramente, se dovesse essere magari. Ah, ma va te? Non avevo capito che la. Il cimitero è lì. Cioè, mi sembra proprio di vederlo lì. Allora, chiudiamo questo. Adesso l'unica cosa io farei. Lasciamo giù questo perché posso averne solo uno in mano. La bussola la mettiamo qua dentro. Torniamo a prendere il martello e andiamo a rompere sopra così ci facciamo intanto la parte fuori. Che ne pensi? Tu non pensi un cazzo. Cioè, nel senso. Sono io il capo, nel senso TVB. Prendilo. E dov'era? Aspetta, aspetta, aspetta. Sopra. Devo prendere le scale, qua. Non queste. Senso dell'orientamento più 15. Di qua, era di qua. Destra e poi sinistra. Esatto. Spacca tutto. Pigliamo sto coso in mano e via. Qua mi sembra che non c'era niente da trovare. Cioè, nel senso, nella tomba sì. Ma perché mi dici di stare attento a non stare troppo al buio? Sono letteralmente in mezzo alla luce. Oh, grazie, corri. Facciamo? Lo prendiamo per il culo questo gioco. Stavolta li mettiamo tutti e cinque insieme i pezzi del gioco. Affanculo gioco. Cioè. Sì, gioco, videogioco. Aspetta, i fiorellini partivano da qua, mi pare, sì. Il primo era sulla panchina, sì. Non lo so se attivano qualcosa, però. Cosa vuole? Oh cazzo. Morirei fra 7 giorni? No, orologio. Che cazzo dici? Non è vero, sono un botto simpatico, vero? No, va bene. Smettila. Capite cosa succede quando si sta troppo tempo da soli? Ragazzi, non state da soli, trovatevi della compagnia, buona, cattiva, quello poi decidete voi, però trovatevi della compagnia. Dopo, perché tanto lì dobbiamo uscire, c'era la roba della tomba da fare che in realtà non ho capito se anche quello ha
attivato qualcosa o era una roba messa così a caso, non lo so. In realtà poco ci interessa. Noi tutto quello che possiamo fare lo facciamo. C'erano altri fiorellini, dove sono? Qua era. Vabbè, adesso a parte questa follia che abbiamo fatto anche ieri, ma non sappiamo se nell'effettivo serve a qualcosa. Qua davvero non c'erano altri fiorellini? Ma davvero, davvero? Mi sembra che erano più o meno tutti sulla panchina. Vabbè, evidentemente no. Allora, torniamo in dress. Io rifarei esattamente il giro di ieri, che ne pensi? No, è l'altro ieri. L'altro ieri. Qua però mi dirà che è chiuso. Ah, qua c'era un fiorellino. Clicco, mi dirà che è chiuso e poi torniamo giù e facciamo giù dall'altra parte. What about losing? Ma sai che non so perché c'ho in mente sta canzone? Era di qua? Di qua era la... Oh sì, di qua era la tomba e di qua l'altro giro. Dobbiamo andare dall'altra parte. Sei tu il capo. Brava, brava, quanto è bello sentirlo dire. Da una donna. Oddio, papa è sessista. Peggio. No, Twitch non mi banna, sto scherzando, mi dissocio. Sono una brava persona, mi piacciono tutti. Vecchietti, bambini, nel senso buono, nel senso che sono simpatici, non pensate male. Sai, tutte queste cose sono bannabili, ma in realtà scherzo, ma veramente scherzo, cioè non... Non vorrei che uno pensasse davvero male. Giulia, non mi... come si dice? Reportare. Non fare report. Mi confondono sempre ste cagate di uccello per terra, che penso che siano... Mi sa che sono tutti questi fiori, sai? Mi sembra? Ed era qua. Ok. Chi è che... Cosa è successo? Raya? What am I losing? Non devo fare io? Non so, stavo insultando le donne. Non mi ricordo, non mi ricordo. Ho detto troppe cose. Tante. Forse il problema è che parlo troppo. Tu pensi che parlo troppo? E via, prendiamo. You found a space toy. Wow! Basta, Davide, basta, smettila. Sì, di qua era chiuso e adesso devo andare di qua invece. Qua su e poi a sinistra. Abbiamo due pezzi del giocattolo per ora, eh. Però la bussola la metterei via, che tanto per il momento... Devi tenerla in mano per ora, bla 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 bla. Vabbè, però, cioè, per uno streamer va bene, dai, no. No, no, non mi dirvi no. F per rispetto. Perfetto. Oh, tre, c'è qualcuno. Chi sei? Terzo. Dimmi chi sei. Per favore.
Perché si gira sempre questa botta sui coglioni che si gira. Ok, perfetto, abbiamo due giochini. Ma cosa dobbiamo fare? Prima cosa, sempre tenere in mano un cazzo di accendino. Fanculo. E ora ti dico, pigliamo anche sta roba. La mettiamo qui. No, non importa. Mi sto perdendo. Mi sto perdendo. Dobbiamo fare, abbiamo sto coso, questo e questo qua dov'è che era? Nei quadri, i quadri erano qua sotto, no, qua si va sopra, la scala per andare sotto era di sopra, così prendiamo il terzo giochino e poi dobbiamo fare il coltello di Gesù. Dove cazzo era il coltello? Sto flashando, aiutami a ricordarmi dov'era il coltello, per favore. Cioè, dovevi prenderlo da Gesù, ma dov'era? Era quella cosa che ho trovato anche la croce per passarci sopra. Che cosa blasfemissima, comunque. Qua adesso devo andare in sala, ecco dov'era. Chi è che ha suonato? Ah, giusto, c'è stata questa scena qua adesso. Sulla. No, adesso non mi ricordo. No, 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 me ne vado. Col cazzo. Sono i tuoi. Come ieri, un altro ieri. Cazzo, fortuna che sono già a casa oggi. Forse farebbe ancora più cagare in mano se ci fosse qualcuno che adesso suona. Chi è il terzo? Vedo che siete in tre. Per favore, se mi volete bene, scrivetemi. Attacca sto coso. È così che succede anche in ospedale, eh? Attacchi una flebo e scompare l'ombra. L'ho visto fare molto spesso. Qua non c'era nient'altro, vero? No. Su quella stanza con tutte quelle candele a cerchio. Non mi ricordo dove cazzo è quella stanza che dici. Prima cosa, è su o giù? Non me lo ricordo se è su o giù. Io consiglio, inizio a mettere i giochini. Secondo me no. Tanto i giochini non triggeravano nulla. A parte che anche questo mi ricordo che devo usarlo ancora. Questa che chiave è? Garage, ma io l'ho aperto il garage. Cazzo vuoi? L'ho aperto. Vogliamo fare gli orologi o lo lasciamo come ultimo? Un po' come, tra virgolette, segno di rispetto. Tante virgolette. Oh, ti chiudi, per favore. Aiuto, aiuto. Dai, ricordati, papà. Il terzo giocattolino. Questo vediamolo un attimino, ma mi sa che è come era ieri, ovviamente. Sì, ovviamente, che cazzo mi domando. Vai. Facciamolo. Allora, le finestre erano due aperte e una chiusa, vero? Perfetto. Questo era girato tre volte. E questo uno, mi pare.
Perfetto, e questo era. Me lo fai vedere? 6, 3 e mezza, 12 e mezza. Sei, tre e mezza, Hams, sta facendo qualcosa. Non lo sento piangere, ma c'è Hams, che non so cosa vuol dire. Ieri non compariva almeno, eh. Ok, è successo qualcosa, la stanza si è chiusa. Cosa devo fare? Cioè, è giusto che sia così, vero? Oh, che cazzo! Bastardo bambino maledetto. E che cazzo, va bene, allora mettiamo via questo. Buttiamo via questo, mettiamo via questo. E poi devo buttare via anche questo. Mamma mia, ragazzi, ce l'abbiamo fatta finalmente. Questa era la stanza da bastardi che non mi faceva andare avanti. Mannaggia la troia. Che bello, non vedevo l'ora, veramente. Abbiamo risolto, guarda, veramente. No, però invece di questo mi sa che mi conviene mettere via questo e tenere sempre in mano sta cosa. Comunque nelle guide c'era scritto che c'erano dei candelabri, non è vero. Vabbè, direi di metterla subito sopra, no? Che ne pensi? Quick salviamo? Sì, non posso. Che cazzo? Appena me lo fa fare io quick salverei e salverei proprio. Infatti, guarda. Qua chiudiamo, prepararci un po' il culo. Questo lo devo mettere qua, credo. No, che cazzo serve questo baby monitor? 50373. Oddio. Ero convinto fosse qua. Vabbè, me lo fai salvare? Che cazzo? Se io vado in. Non posso salvarlo adesso, che cazzo? Questo forse era, aspetta, l'altro. Lo sapevo che eri qua. No, stiamo passando troppo velocemente, via, 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 via. Dov'è che era? Aspetta, questo qua era dove c'erano. Ah, qua forse, aspetta, forse proprio qua. Sì, mi ricordo che qua c'erano altri pezzi di monitor. Che questi sono gli stessi numeri che c'erano anche. Ah, gli orologi sono cambiati. Erano diversi ieri. 5, qua. Credo. Ah, cambiato, eh. 5, 0, cioè mezzanotte, credo. E qua direi davanti, 3, 3, 5, 0, 3, era 7, giusto? 7, 3, mi pare. 7, 5, 0, 3, 7, 3, mi pare. Sì. Vaffanculo, Dolores. Minchia, è bello. Quel bambino bastardo maledetto. Cosa? Cos'era? Oh cazzo.
Dove siamo nell'intestino di prima? Chiamalo intestino. Ma non siamo riusciti a prendere niente, mi sa, eh. Quindi quello. Ma qua è la stanza dei progressi? Scusa, non c'è niente qua, no, non è possibile. Bisogna andare avanti, dai. Di qua? Quando mai le luci vanno tutte per loro? Niente. E niente. Niente. Nulla che si può toccare, perlomeno. Vabbè, sta candela io la butterei, mi interessa. Non so se quello sto facendo giusto, eh. Prima di aprire qua, sicuramente devo andare. Guardo, ma solo per sicurezza. Questo 10 euro che non va? Che cazzo? Ma perché mi deve sempre far sbagliare? Andare di qua. Quando mai? Quello è il bambino? Quello è il bambino. Frate, fallo vedere, mi sa sto bimbo, perché sta bene, eh. Quindi il bambino è la casa, o sono solo io che sto flashando? Non c'entrerei qua, cioè vabbè, ormai entriamoci, ma non c'entrerei in realtà. Grammofono, la manovella del grammofono. Cosa? Cos'è sta manovella del grammofono? Aspetta, metto un attimo in carica l'orologio. Qua tanto mi pare di capire che sta solo scomparendo. Dolores, non colpirmi, dammi qualche secondo. Chiesto se si è deformata la porta. Sì, ma comunque non mi ha dato. Aspetta, qua, sicuro. Minchia, devo riaccendere tutto. Cosa mi consigli? Di andare di qua o. Poi dove va questo? Andiamo su. Andiamo a vedere? Andiamo. Sedia, se ti sposti senza farmi sfondare tutto, per favore. Ok. Mamma mia, non vedevo l'ora di finire Dolores. Non l'abbiamo ancora finita, ma dovremmo essere sulla buona strada. Aspetta, dove continua? Non continua qua? Scusa, quel mega cordone ombelicale?
Però non manca, cioè manca ancora, mi devi ricordare solo dopo dove trovare quel coltello. Eh sì, ma questo perché torna qua? Vabbè, mi darà un altro ciondolino, dai. Che è l'ultimo che mancava l'altro giorno. Che palle queste due mani, oh. Allora, droppa questo. Devo trovare il coltello. Quello hai detto? Che schifo. Ma buttalo via sto coso, ma che fai? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Oh! Oh no, cosa devo fare con sto coso? Ah, lo devo portare su. Ma non posso. Potrò andare qua, forse. No, non credo, lo do al Signore. Ma non credo. Cosa? Sì, ma mo Dolores ci diventa amica o impazzisce, ci fa una strage? Che non è detto che diventa amica. Cos'è? L'ultimo pezzettino? Eccolo. Il quarto. Aiutami, Giulia, ricordami dov'è sto coltello. Che ne so, magari diventava amica quando dandogli il figlio, cazzo. Questa è una scena obbligatoria, vero? Bravo. Mi ricordo dentro qualche specchio, ma quale? Quello dove c'era Gesù, il fatto che gli specchi secondo me non li ho neanche aperti tutti. Quindi mo devo tornare giù un attimo a riprendermi il martello, che me l'ha giustamente storato. Questa roba, la chiave del garage ancora non ho capito. Comunque ne ho 4 adesso. Devo riprendere il martellone e trovare quello. Dai, fammi un attimo stare cerchina, ti prego. Su quali era? Lo specchio del cazzo di... Allora, io mi ricordo, voglio cercare di farmi mente locale, che l'abbiamo rifatta anche ieri. No, sì, l'altro ieri. Le croci. Le croci erano una stanza. Allora. Qua dentro, mi sa. Bravissimo. Ce l'abbiamo fatta. Io non rifaccio quello della pistola, tanto secondo me era solo una presa per il culo, quindi non lo faccio. A parte che voglio essere sincero con te, sono andato a cercarlo perché ero curioso e c'è scritto che è un easter egg. Vaffanculo loro e gli easter egg. Ma poi metto un easter egg così di merda, cioè nel senso... L'idea è anche carina, sotto sotto, ma vaffanculo.
Allora, qua dovevo attaccare sto coso qui. E infatti scompariva perché l'abbiamo usato del tutto. E poi abbiamo tutti i gioiellini. Dai, ce l'abbiamo fatta, che bello. Vabbè, aspettiamo per sicurezza cantare vittoria. Che ho paura, ma ce l'abbiamo fatta. Al 90%. Dai, che bello. Poi manca il terzo capitolo. Oh. Beh, queste oggettivamente sono soddisfazioni, non posso dire niente. Via sto coso, bravo. E qua ci doveva lanciare che tornavamo indietro. Perfetto, entra qui. Tu ricordi quello del fucile a pompa che usciva al più? Ma infatti, ma che merda. Chi vuole detto che ce n'è anche più di uno di Easter Egg in questo giochino? Però, posso essere sincero? Me ne frega un cazzo di farli tutti, ma avevo niente. Come ti permetti di chiudere la porta? Oh. Ma ti svegli? Dov'è che era il bagno? Qua. Non mi chiedo, dopo averli fatti 50 volte, non voglio perdermi qua, eh. Dobbiamo salire, giusto? Per... sì. No, comunque a parte gli scherzi, sono molto contento del taglio. In live secondo me si vede poco, ma mi ha fatto proprio una sfumatura. Oh, era un po' che non trovavo un parrucchiere che mi piaceva. Finalmente. Erano due di Novate, Simone per lei. Frate, non mi puoi chiamare a quest'ora. Mi dispiace, ma... No, 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 non voglio morire adesso. Oh, mori compariva, giusto, ok. Aspetta, dove devo andare? Sopra, giusto. Ci siamo, ci siamo. Ci siamo. Che masochismo. Lui si chiama Dwayne, giusto? O Dwayne era il vicino. Allora, una Dolores. Il capitolo di prima era Rakan. C'è un Dwayne che non mi ricordo se è lui o il vicino. O forse sono io, no, non credo. Ah, sei tu, perfetto. Oh, l'ho detto un secondo prima, come al solito. Precisissimo. George, ok. La porta non è chiusa. The door is not locked. Vediamo cosa ha messo Simone. Ascolta un attimo, eh. Aspetta, mando una risposta a Simo. Perdonami, eccomi. Era Pellolo. Oh, ma sai cosa non ti ho chiesto, Giulietta? Forse è una domanda del cazzo. Ma tu, st'estate... Ti fai un salto, no? I tuoi hanno messo giù qualcosa, no? Non mi ricordo, avevo già fatto questa domanda. Qua mi sembra che avevano trovato qualcosa, o no? Forse te l'avevo già chiesto, se me l'hai già detto perdonami, sono rincoglionito, perdonami davvero. Trovo bella fare sta scena. Dai, vienimi addosso. Ma viene davvero? Non veniva l'altra volta, eh?
Ma scusa, l'altro giorno era venuto addosso, no? Puttana di merda. Mamma mia, comunque questa scena qua che lei si guarda così è proprio da stronzi. Facciamo così. Mettiamo sta videocassetta così triggera tutto. Rimango senza lavoro. Ah, ma te quanto hai di... Cioè, per ora quanto ti danno di tempo? Non te l'ho chiesto infatti, cos'è? 1, 2, 3 mesi, 4? Fino a fine luglio, ok. Io te la butto lì se ti interessa, non penso, ma non, perché non so se tu l'hanno già montato. Il weekend del 20 sono lì. Te lo dico. Non ho neanche ascoltato cosa hanno detto, ma non ci interessa. Giulietta? Possiamo salvare? Save game nello slot nell'ultimo. Accetta di salvarlo. Ce l'abbiamo salvato. No, no, 20 di questo weekend. No, sì, vabbè. Io da... Ovviamente da fine maggio sono lì. 2. 3. 4. 5. Oh. Oh, che bello. Ma che cazzo dici? Ma quello da dove è sbucato? You found a key with a music. With a music sim. Qua? Questo? Abbiamo finito il capitolo? Dimmi di sì, ti prego. Vaffanculo il vinile. Dovevo scendere ancora. Comunque erano questi fiorellini, mi sa che avevamo triggerato dall'altra parte, eh. Adesso è il momento più difficile, vero? Perché adesso abbiamo tutto, quindi cercherà di ammazzarci sicuro. Dobbiamo andare dove? Aspetta, mi sto perdendo. Giù. Giusto? Sì, il vinile. Giù. Mannaggia la trolla. Via. Dobbiamo mettere il disco del vinile e girarlo con col, come cazzo si chiama? Il grammofono. Giusto? Detto giusto? Sì, non mi dice il nome, ma quello è il giracoso. Cosa gira? Che cazzo di coglione? Dai, no, nel senso. What am I losing? What am I losing? Pazzo sì. Io sono un pazzo. Prima di stanotte mi ammazzo. Sì, penso che siamo agli sgoccioli di sto capitolo. Speriamo, incrociando tutto. Perché dopo i mesi che ci abbiamo messo a fare ste parti e dopo averlo dovuto rifare tutto, you installed the crank. Adesso si triggerà tutto, vero? Cos'è successo? Da dove arriva la musica? Da qua? No? Neanche
Neanche da qua, vero? Che cazzo laghi, gioco? Ma cosa mi è arrivato addosso? Ah no, era il mio accendino. Ma vai a fanculo. Ma vai a fan... No, erano le foglie. Ma vai a fanculo, gioco. Comunque non capisco dove arriva la musica, perché prima era direzionale. Perché stai iniziando a laggare il gioco, per favore? Qua. Ma io cosa devo fare? Chi è che c'è là in fondo? Ma dove devo andare? No, beh, ma qua chi ha creato questo gioco è fottuto nell'anima. Cosa cazzo devo... No, io chiamo i servizi sociali. Di qua non si va da nessuna parte, ma... Scusa? Eh sì, ma la musica arriva da di là. E capire come arrivarci di là. F5? Però qua la musica è brutta. Provo, ma secondo me muoio. Provo un attimo. No. Infatti la musica è brutta. Qua non c'è ovviamente un cazzo di niente. Ma è caduto per terra? Ma che trippone incredibile è? Si può lanciare? Ok, perfetto. No, sì, prima stavo solo cercando di capire. Sono abbastanza convinto che devo seguire la musica anch'io. Ma adesso non mi ricordo dove era. Lanciamoci. Ok, di qua. No. No. Sia tipo lì allora. Cioè, no. Qui forse? Come ci arrivo? Devo lanciarmi da qualche parte, secondo me. Devo scendere forse? Non volevo... No, non volevo, giuro. Ho sbagliato. Comunque non devi proprio seguire le scale, secondo me, perché non ti fa andare dritto per dritto. Però devo almeno cioè, cercare di capire qual è la porta. Ma mi pare che tanto qua Dolores non ci sia, spero. Allora. No, 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 no. Qua altissimo, però. Secondo me devo arrivare lì, vedi dove c'è tipo quella finestra? Saliamo. Qua no. Di qua. Ok. Di qua no, ma di qua a sinistra sì, secondo me, vediamo. Se mi giro fa rumore. Che cazzo c'è lì dietro? Brutto sto rumore, però andare dritto non mi sa che è brutto. Merda, se è brutto qua.
Sai che balla? Se mi lancio muoio, vero? Sì, non... Ti direi allora di qua. Di qua no, penso di qua. Non lo so se sta bene, Lores. Ho paura che ha avuto giorni migliori. Sai che devo lanciarmi con quella porta sotto, vero? Questa? Non dovrebbe morire da qua. Proviamo? È qua. No? E dove cazzo devo andare, scusa? Oh, oh. Ma come ci arrivo sopra? Adesso mi sa che devo... No, non credo che sia fatto apposta che devi morire per forza. Questo cos'è? Un foglio? Empty. Vuoto. Adesso la musica me la fa di qua, per esempio. Ma io se mi lancio sono morto. Scusa, di qua dove vado? Di qua è chiuso. Sbatto la faccia contro il muro. Che cazzo, sono un pirla. Sì. Di qua? Secondo me muoio anche qua. Dove devo andare? Dici che devo provare a lanciarmi? Ma... La porta subito sopra la finestra. Quindi... Lì? No, ma non fa rumore di qua. Cioè fa rumore tutto sopra. Ma vuoi tutto? E che come ci arrivo? Magari è tipo un gioco di porte. Mi lancio, massimo rifacciamo. Invece no. Mannaggia la troia. Che cosa c'è qua? Io scendo. Lo so che non è giusto, sono solo curioso di vedere cosa succede. Mica quanto è buio. Accendiamo la lucina. Mo' stai a vedere che è fatta apposta e devi davvero scendere. Sarebbe infame, ma abbastanza nello stile del gioco, eh. Sì, probabilmente devo andare verso l'altro. Ah, ma te lo sai o lo pensi? Vabbè, però io devo far finta che non conosco il gioco. Cioè, perché in realtà non lo conosco io, è vero. Qua dovrei morire probabilmente, quindi. Sì, ma non mi fa proprio far niente. Cioè, non è che dici... Cioè, pensavo che tipo andassi lì e muori. Avrebbe avuto senso. Invece no. Dai, su Dolores, abbiamo detto che lo devo finire oggi, sto capitolo, Mi fa perdere tempo con ste cazzo di scaline da stronzo, stronza, per favore, ho una dignità, devo mostrare ai miei follower che sono abbastanza bravo, o perlomeno che non faccio cagare, per favore, gioco, Qua dei due, l'unico che, sembra che l'unico che non voglia sforzarsi, com'è che era il meme, aspetta, sembra che l'unico che, non vo che voglia sforzarsi di non menarsi, sia io lo stesso che prima o poi ti minerà. Gioco di merda. Va bene, andiamo di qua. Di qua io ci provo, ma tanto non sento rumore, quindi niente. Di qua c'è rumore. Andiamo qui, ma mi sa che qua non c'è niente, vero? Forse mi fa scendere dall'altra parte? Sì, di qua non c'è nulla. Io dovrei cercare solo di vedere le scale dove salgono, perché in realtà tutte quelle diagonali non me ne faccio niente, perché non posso salirci.
Cioè, è proprio bloccato, c'è un muro, quindi non posso salire quelle diagonali. Basta, sto rumore mi dà fastidio. Quindi di qua è a destra, per forza devo. Cioè, prima o poi devo stare attento che da qualche parte mi devo lanciare, però in generale devo andare di qua. Di qua è bloccato, quindi no, lascio stare. Qua salgo. Qua salgo, ma poi di là non posso andare, quindi io andrò di qua. Qua salgo e vado a sinistra. E mi sa che di qua torno dove balla la puttana. Mamma mia, stavo cadendo. Ma non sembra che suona più. O sbaglio? No, invece sì che suona. Di qua posso salire? Sì, proviamo a andare lì. Qua no. Quindi magari di qua. Sì, ok. Di qua dove salgo? Di qua non posso, quindi sarà di qua. Minchia Giulia, lo sai che fra poco cado perché farò una stronzata e mi viene da piangere. Cosa sta facendo? Fa da mangiare? Brava, balla, fa da mangiare, oh! Fa una vita più piena della mia. No? Io non posso farmene quelle diagonali, quindi devo andare in un posto dove mi lancio e salgo di più. Qual è? Non è questa, non è questa. Tipo quella secondo me, no, ci sono già stati. Qua. Come salgo qua sopra? Perdonami, mi sto prendendo qualcosa. Se io vado lì, sono bloccato. Se io vado lì, sono bloccato. Allora. Devo trovare il modo di salire qui. Dici passare qua? Ho paura che sia troppo rischioso, che ne dici? Provo? Proviamo? Vai. Minchia, sto avendo l'ansia più ansia che esista. Posso salvare? Quest'arte non posso salvare. Qua sopra no, vero? Quindi di qua. Tu ci credi, Giulia, che sto avendo quasi più ansia di quando ci sono i nemici? Di qua? No. Di qua? Ma di qua dove vado? Non c'è più musica. Da sua parte. Qua? E di lì cado. Di qua non posso arrivarci. Vai sulla porta dietro. Aspetta, scusa, mi è arrivato dopo. Intendi lì? Cazzo, c'hai ragione. Dai, Dolores, adesso credo sia proprio arrivato il momento che ti levi dai coglioni. Ma proprio tanto, eh. Non so se stanno bene i bambini messi così, cioè in questo modo nelle culle, che ne pensi? Cioè, non ho figli, premetto, ragazzi, ma io non so se lo metterei tipo così. A parte che non so se
tipo anche fosse solo la tata non lo darei a Dolores. Non so come me lo farebbe crescere, ho paura male. Però se magari costa poco, dici vabbè, risparmio. Che faccio, lo butto? Ma quasi quasi. Ma quasi quasi. Torniamo qui adesso, fine capitolo, giusto? Dai, me lo sento tantissimo. Ecco la stanza dell'occhio. Era proprio l'ultima. Mo' guardo qua e vedo lei. No, e che cazzo, ma perché non ci azzecco mai? Scusa, non mi fa. Prima qualcosa si era triggerato con la luce, magari. No, adesso è stato chiuso, bastardi che. E la luce sta. Va bene, va bene, va bene. Facciamo così. Droppiamolo che tanto scarico. Prima dai una martellata. Alla fine è servita per metà gioco sta roba. No, qua. No, qua. Ah, dà la martellata lui. Ma in realtà anche perché il martello non c'era scritto che era obbligato. Oh, questo è comparso nuovo. Dolores. Tipo, dimmi che mi vuoi bene. Oh merda. Non si sta avvicinando con la faccia di chi ti vuole bene. Scusa? No, l'ha cementato. Ma c'è il bambino, no? Mi apro il mio budino intanto, raga. Qua. Siamo carichi. Lo ripeto, raga, assaggiatelo, buonissimo. Budino. Ma il caramello? Una mezzo caramello. Buona sta merda. Domani cos'è? Sabato, oddio. Ciopetto. Non posso farlo, sono stanco. Stato comico in questo caso, perdonami. È caduto troppo velocemente, ha fatto ridere. Il bambino? Morto anche lui probabilmente. Lo penso solo perché è senza una madre. Sì, che si sia impiccato l'ho capito. Ma era comica come cosa, faceva ridere. Questi tirano già? Ok, li hanno semplicemente spostati. Minchia, brutti. Bene. Sì, c'è la musichetta in sottofondo, finito il capitolo. Sì, con la musichetta, se è come prima, è finito. Sto guardando se ho lasciato qualcosa nel frattempo. C'è la luce, va all'angolo. Ecco lo specchio, che è la seconda parte. Immaginavo. Ecco la cassetta. Oh mio Dio. Che bello. Ci facciamo prima un giretto della casa? Perché secondo me abbiamo lasciato qualcosa. Tipo le cassette ne ho tre. I quadri ne ho tre. Il garage ho ancora la chiave. Non so perché. Io credo. Che adesso io posso buttarlo questo. Che cazzo me ne faccio del martello? Fermi tutti. Save e lo salviamo, lo sovrascriviamo a uno degli altri. Ecco
Sì. Vediamo la cassetta intanto. The sledge? Sì, lo so che è là, grazie. Grazie che mi dici che lo sledgehammer è nascosto, lo so. Blablabla. Di cassette ne ho 4. Ne avevo 5 prima, figuriamoci. Questo balla. Scusa, un mega buco di hierro? Quello conosciamo benissimo come posto. E chi se ne frega, vai avanti. Se non vuoi vedere la gente ballare. Basta, quanto me lo fai durare? Questo cos'è invece? Non ho capito cos'era, forse è una parte che non abbiamo ancora sbloccato. Questo? Zone che non abbiamo visto. A parte che dura un quarto d'ora sta cassetta. È ripartita, vero? Vediamo giusto per curiosità, mi sembra di sì. Ok, dai, vai, vediamo. Sicuro queste servono a qualcosa. Che però non capisco se c'entra col capitolo, perché le ho viste già. Cioè, nel senso, le vedo da prima, queste cassette, quindi magari non c'entrano col capitolo di per sé. Però abbiamo ancora fatto partire quello nuovo. E anche i quadri, ora che ci penso, non li abbiamo utilizzati. Prima cosa vorrei capire dov'è sta roba del garage che non ho aperto, ma faccio un giro e cerco. Però. E anche la roba di cioccolato, non l'abbiamo fatta. Quindi sono tutte cose che magari servono per la fine o sono tutte cose in più? Ottima domanda, stronzo. Dai su. Allora, tipo, vediamo se abbiamo il cioccolato. Ah, è una cosa generale. Allora, da una parte ti direi vaffanculo. Cioè, nel senso. Bravo che giri così. Oh! Devi aprire, frate. Bravo. You found some milk. Yummy. Yummy. Intanto il milk, mettiamolo qua. Quando troveremo il cioccolato, ci piazzeremo anche il cioccolato. Forse era qua dentro? Eccolo qua. Io le faccio queste cose, non so cosa servono, triggereranno qualcosa. Torno a ripetere, secondo me non tutto quello che facciamo è obbligatorio. Però va bene, non è che ci perdiamo troppo tempo. Anche perché va a capire quando una cosa servono. Meglio farle tutte e via. E poi secondo me avrebbe anche senso, questo gioco mi sembra fatto apposta per farti un po' rincoglionire, quindi metterti a volte cose che devi fare, a volte cose in più. Non so. Penso che avrebbe senso. Oh, scomparso.
Comunque mancano lo stesso almeno una barra due videocassette, quindi se ne troviamo io sono contento. Se ne troviamo. Tipo la... Vabbè, no, non te lo chiedo, non voglio saperlo. Qua abbiamo già fatto. Sì. Qua abbiamo già aperto, vero? Non c'era niente. Oh, lo sto dicendo ogni giorno, ma devo prendermi sto tappetino. Davvero troppo scomodo senza. Perfetto. Mi sto prendendo un po' di tempo, come ti sei accorta, giusto per fare un po' di giri, vedere un po' tutto quello che magari mi sono perso prima. Anche perché, sincero, ne approfitto. A parte che qua la stanza si è aperta, prima c'era una stanza chiusa qua. No, vabbè. Dicevo, ne approfitto perché credo che adesso, col fatto che non è triggerato nessun capitolo, sia più difficile che arrivano mostri o cose del genere. Poi magari sbaglio, però ne approfitto un po'. L'ultima chiave del garage forse è qua. Sì, almeno la metto via. E anche queste le abbiamo usate tutte. Poi, tutti questi li prendi ma li butti via. Quindi al momento almeno non ci servono. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Ah, dobbiamo trovare anche tipo per aprire la cassetta Omega che c'è lì sopra. Io mica me la sono dimenticata, eh. Beh, dove cazzo sono le cose che mi dimentico? Te, mentre vado, se hai consiglio, se ti ricordi qualcosa che ho lasciato indietro, dimmelo pure, eh. Tipo la videocassetta che non so dove cazzo ho messo, quelle robe lì. Qua non mi ricordo se era solo quello, ma mi sa di sì. Sì. Quindi questo per il momento. Ah no, una cazzo di bambolotta. Anche queste, per ora non sappiamo cosa fanno. No, aspetta, non ho visto se era... Vabbè, tanto dobbiamo tornarci. Fammi prendere un po' di questo buonissimo budino. Buono! Ah, non siamo andati qua, magari qua qualcosa si è sbloccato. Che bello, abbiamo due pezzi. Un occhio, uno specchio, l'ultimo. Cosa potrebbe essere l'ultimo? Non lo sappiamo, sicuramente... Sarà collegato all'ultimo capitolo. Quello ovvio, nel senso sto dicendo cazzate, è ovvio. Ma non so cosa potrebbe essere, ecco, quello volevo intendere. Questo c'era già? Punto di domanda? Che cazzo ne faccio punto di domanda? Scusa. Giusto, perché non dimentichiamoci che comunque c'è quello strano mostro. Lo strano mostro. Nero, che ancora non abbiamo capito cosa faccia. E. Che cazzo vuole?
Devi ancora qualche minutino, Giulietta, e poi iniziamo il capitolo, promesso. No, andiamo qui e mettiamolo qui. Faccio ancora un paio di giri, spero non ti sto annoiando. Qua c'è dentro qualcosa? Eccola qua, un'altra cassetta. E mo siamo, mi sa, allo stesso numero di prima. Di cassette. Comunque io ti ripeto, io in alcuni video ho visto, tipo qua c'è un quadro, non ricordavo, infatti preso. In alcuni video ho visto gente che usava la fotocamera. Mai data qua. Il vinile è stato buttato qua dentro. Mettiamolo. Forte sta musica, che spacca le pareti. ok. Ma che fa? Birre. Dove sono? Già passate, no, vero? Capito, le birre, va bene. Ci sto. Ecco, forse perché ne ha un botto lui. Minchia, quanto birra c'ha. Vai, e ammazzati di birra, ma che te frega, e dai. Basta, mi sa che non puoi più, vero? Ma no, lui non gliene frega un cazzo, è un uomo vero. Ok. 20 per 5, 100 birrette si è sparato. Cucciolo, peggio di quelli in campeggio. Bene, ok. Bastardo, sa chi sono. Era ovvio. Questa cosa è interessante perché è totalmente boh. Cioè, che cazzo vuol dire? Cosa abbiamo appena visto? Ma poi sta porta di che colore è? Te pareva? Qua non posso andare, vero? Te pareva? Prima di sedermi, guardo attorno. Non posso far niente. Non posso far niente, mi devo sedere, vero? Sediamoci. Beviamo la birra.
Drink. E drinka. Dai, e bevi. Bello slittino. Drink ancora? Sarah, it's time for bed now. Daddy? I want a story. No, aspetta, chi sta andando? Chi sta parlando? I think it would be great if you told her a bedtime story, Twain. It's been a while. No, non l'ho iniziato il capitolo. Daddy? Are you just going to ignore her? Always ignoring us, glued to your fucking beers. You don't talk, you don't sleep in the bedroom, you don't get out at all, you just don't care, do you? Cosa? Why don't you just leave? Vabbè, qua stiamo parlando con la madre, abbiamo capito, ma quindi vuoi dirmi che le videocassette in realtà ero io? In tutte le videocassette? Qua sta comparendo là sotto? Ah no, sta collando tutto, ok. Basta, fra un po' divento ubriaco io. Sta che dopo un po' stai male. Aspetta, hai vomitato un pezzo di vetro? Qui mi è andato un altro pezzo importante. No, io ero molto più perverso, cioè io pensavo fossi io che parlavo con la madre, era più divertente così, cioè più folle. Ma questo gioco mi sta facendo pensare così, in maniera pazza. Andiamo a vedere che cazzo di oggetto mi ha dato nella Progress Room. Tanto è lì. Giusto per capire, e poi dopo iniziamo il capitolo. Quindi alla fine diciamo che un po' se lo merita che succede di tutto, se è un ubriaco e bastardo. Così è quasi brutto. Speravo, cioè, morisse e basta, cioè nel senso, ah, un pezzettino qua mi ha messo. Tu che cazzo mi stai dicendo che devo riempirlo tutto? Sembra un botto. Vabbè, facciamo il capitolo. E poi scopriamo la casa. Il capitolo mi ricordo che era stanza della figlia. Del figlio, figlia. Ok. Sì, pronto? Salve. Grazie. Quattro pizze, tutte per me. Non ne mangerete neanche una. Punto di domanda? Sì, anch'io me la faccio come domanda quella. Camera della figlioli. Questo, anche qua? Tutti questi punti di domanda iniziano a diventare tanti, eh? Le bamboline sono qua. Stai a vedere che allora una roba sono. Tu trovate le bamboline, mi dà un altro pezzo di quel vetro. No, non era qua il capitolo. Però entriamo e poi attiviamo il capitolo. Tanto finché possiamo fare cose, che cazzo ce ne frega. Oh, una bambolina. No, non me l'ha fatta cliccare, bastardo. La tazza col cioccolato? E
E la vamorina? Ce n'era una, l'ho vista. Allora magari non è da prendere qua. Credo. Ma che cazzo di trip è sto gioco comunque? No, davvero non la posso prendere. Vabbè, mo sto stronzo ha bevuto la cioccolata. Bravo, bravo. No? Io sono mezzo in dubbio se attivare il capitolo o no, perché cioè stiamo continuando a trovare cose da fare. La balliva che non me l'ha messa. Bambolina, dammi la bambolino. I believe I can touch the sky. Think to buy. Oh, siete quattro. Chi c'è dentro, ragazzi? Ciao, ragazzi. Come state? Io sono arrivato alla mia massimo. No, che cazzo sto dicendo? Al livello più basso di sanità mentale che possa esistere. Ecco. Ecco cosa serviva andare a scuola. A poter fare una frase intera. No. Dai, un'altra via. No, guarda, lascia stare. Ma sai perché io ho deciso di iniziare a streamare anche? Perché tanto parlo lo stesso, anche se non c'è nessuno. Specialmente nei giochi che mi mettono un po' di ansia o mi fanno incazzare. Quindi tanto vale che almeno qualcuno mi sente. Mi dice, ma sai cosa? C'è sempre qualcuno messo peggio. Ah, io sono la vostra speranza, ragazzi. Droppa sta merda. E pigli questo in mano. Era qua. Oddio. Iniziamo? Vai. Vai. Preso. Dammi sto budino. Nome interessante. Chi ha chiuso la porta? Ah, proprio chiusa, perfetto. Beh, c'era raffigurato un panda. Pigliamo il panda. Questo? Pigliamo il panda. Che non possiamo prendere, ovviamente. Comunque, i vinili adesso. Oh, brutta in culo. Chi siete, ragazzi? Vedo che ci sono quattro persone. Parlatemi, in questo momento ho bisogno di voi e del vostro supporto. Questo non c'era prima. Clicchiamolo. Cosa? Chi sta rispondendo dietro? Non lo voglio scoprire davvero, eh. Non è vero, non è vero. Lo sacchiotto stava rispondendo? Che ansia, cazzo. Una cosa. Ah, giustamente adesso abbiamo capito anche cosa. Deve essere unita dai due. Da quattro, ma che cazzo. Adesso abbiamo capito cosa serviva, ah, guarda. In maniera anche abbastanza evidente, direi. Beh, ti direi che la cosa divertente. Cosa è successo? Ma perché si mette sul letto ogni tanto che mi fa cagare in mano? Lucy! Beh, palesemente la figlia, ma vuoi dire. Ma scusa. Sì, palesemente, cioè, Lucy non è stato detto il nome della figlia, mi pare. Ma è nella camera della figlia. Però non c'è un filo, almeno per il momento non intravedo un filo logico. Cioè, c'è.
Rakan non mi sembra che c'entrasse con Dolores. Mi pare, forse mi sono perso dei passaggi, può anche essere. Vabbè, giusto, non ci avevo pensato. Una bambina. La bambina con degli orsacchiotti. Non è la cosa più divertente. Bambina più horror. Sono contento che adesso non risponda più. Devo dirti la verità. Ti devo dire, ti devo dire. Vabbè, vuoi dirmi che questo è ancora peggio degli altri? No, dai, cioè che cazzo. Sono cagato nell'intestino ormai. Basta. Andiamo di faccia. Non lo so se sto facendo giusto in questo caso. Come lei è peggio. Ma scusa, ma loro hanno due bambini? Perché cioè, sono due stanze. Che è stato? Arrivo. Boh, scendo. In realtà adesso, avendo 3 gradi il capitolo, tutto potrebbe essere nuovo. Ma ti direi che qua chi l'ha spenta? Qua devo andare giù, ok. C'è la bambina? Sì, mi sembra di vedere tipo dei ring. Andiamo giù. Spegniti. Qua. Boh, questo intanto me lo metto da parte, non so se può servire o no. Ah, via, bene, pigliamo un altro qua. Questo è acceso o spenta la luce? Sta di spenta. Tornerei su? Cosa? Oh, eccola finalmente, sta cazzo di macchina fotografica. Aspetta, ci sono gli occhi, oh. Cosa? Da dove arriva? Ma che cazzo succede? Che cazzo sta succedendo? Vabbè, 2000 euro che fra un po' scatto e compare qualcosa? 3000. Ma scusa, qua non c'era una porta? No, era di là. No, c'era una porta. Scusa? Che cazzo dici? Si sta avvicinando? Cosa devo fare? Cosa devo... funzionato prima. No, me la riapre.
Anch'io ammiro il coraggio con cui ve l'ho spedito. Sta scappando adesso? È bruttissima. Ok, si è nascosta. Puttana troia. Puttana troia. Quindi devo usare sempre sta cosa probabilmente in questo capitolo, vero? Questo cos'è? Va bene. Qua c'è... Oh, però da una piccolissima parte almeno fa luce. Farà comparire robe. No, è di qua. No, c'era qualcosa, no? Sì. Ecco, perfetto, vuol dire che se mi serviva per la luce vuol dire che la luce andrà via. Io mi verrà un tic, ma lo continuo a prendere, non me ne frega un cazzo. Ah. Torniamo nella stanzina. Però sembra più grande di quella che avevo visto nel video, eh. Porca troia! Porca troia! Sicurezza. Oh, oh, oh. Mi fa la foto. Non mi accende il coso. Il grande cazzo. Panculo. Cosa? Perfetto. Quello che volevo sentirmi dire. Porca merda! Porca merda! Ma questi sono pazzi, ma sono pazzi! Ma sono pazzi! Che ore sono? No, adesso fra poco smettiamo. Ma anche perché mi ci vuole molta più... più calma mentale per fare sto gioco. Cioè, perché è rosso? Oh mio Dio. Dov'è la fotocamera? Cosa? Salviamo. Ogni 2x3 adesso. Cosa? Non volevo triggerare un'azione. Finisci sto budino, dai. Non era così la stanza. Qua mi fa salvare? Immaginavo, devo finire questa zona, vero? Finisco questa zona, allora appena mi fa salvare ci salutiamo. Guilt vuol dire tipo colpevole, giusto? Questa è grandine vista pioggia. Troppi pupazzi, troppi pupazzi. Fa ridere che l'accendino vada, vabbè. Ci sta. Queste
queste cazzate le accetto. Porca merda. Che infamia mettere sta puttana dietro. Che infamia. Sto guardando, ma non c'è nulla che posso selezionare. Per ora almeno. Ma tutti questi sono quelli che ci sono nella stanza. Questi sono sotto della TV, mi pare. E questi nella stanza sono tutti triplicati e quadruplicati. Merda. Ti dirò, per ora è quasi divertente. So già che non sarà così, però. Per ora è quasi simpaticino. Ti serve una chiave piccola. La troviamo la chiave piccola. Dove cazzo è? Oddio. Allora, qua, gli amici fanno questo. A e B. Boh. I want to be your friends, Lucy. Quindi questo parlerà. Poi, questo dentro la casa, quindi no. Pico? E che cazzo è Pico? Hello, Lucy. E questo? Non lo so. Sì. Fatto che non c'ho la piccola chiave. I'm Lucy. Hello Lucy. I want to be. Quindi devo vedere il microfono. Dalla TV esce sto coso, ma vabbè. Devo liberare. Mi sono completamente perso. Posso scendere? Quindi devo fare qualcosa qua, che però non sto capendo. Vediamo un po'. No. Io non c'ho chiavi. Mettere vinile. Dove cazzo? Direi di no. Però qua fa vedere un coso verde. Magari lui. Allora, solo incoglionito non mi fa uscire. Qua no. Oh, non ci volevo capire. Qua che cazzo devo fare? Questo triste? Ah, non ho guardato dirlo. Ecco. Devo arrivarci prima. Ah, la siringa di prima? Ascolta, la sedano perché sta impazzendo. Butto lì così. Mi sento mica, cosa?
Non te? No. No, non devi farlo. Cosa? Tranquilla, c'ho... Fallo? Fallo cosa? È lei che ha ammazzato tutti? Dimmi che è un'assassina. Porca! Mi ha blindato dentro. Lucy è qua. Porca la troia! Dove lo c'è a mettere su sti cosi? Capito, Lucy? Porca... È il momento di salvare e di salutarci, di riprendere un attimo il cuore, che male non fa, e di trovarci... Forse domani non ci sono. Cazzo, domenica sì però, Non dubitiamo. Non si scherza mica un cazzo. Dove siamo? Ok. Sono placchette di cosa? Della luce? Perfetto, siamo un botto sincronizzati. Questa cosa è sia positiva che negativa. Posso salvare? F5 e andiamo in save game. La mettiamo nello slot... 5. Yep. Top. 70%, buonissimo. Facciamo quit, accetta. E prima cosa, chiudiamo questo. Allora, ciao a tutti, ci vediamo molto prossimamente, dopodomani. Domani no, ma dopodomani sì.